Un cordiale saluto amici della Wii Sport, bentrovati con la 21esima giornata del campionato di eccellenza. Ci troviamo all'Esteneto dove va in scena il big match tra la seconda e la terza forza del raggruppamento A, Agragas contro Kaniga T, formazione padrone di casa reduce dal pari contro la San Cataldese. Per il Kaniga T è stata vittoria travolgente per 4-1 contro il Geraci. Vediamo le due formazioni scendere in campo, vediamo lettura dei rispettivi 11: Paderniti, Lala, Mannina, La Rocca, Cipolla, Ferrante, Biondo, Ligada, Gambino, Treppiedi, Taormina. Queste le scelte dell'Agragas. Risponde il Kaniga T col 4-3-3: Valenti, Cammareri, Di Mercurio, Maggio Tedesco, Pira, Grego, Vittorio Caronia, Jezzi, Madera, Angelo Caronia. Prima chance in favore dei padroni di casa con il cross dalla sinistra. Gambino riceve in area, stoppa, prova questa conclusione, chiede subito il calcio di rigore. L'Agragas non lo accorda il direttore di gara, qui però gamba parecchio alta del giocatore del Kaniga T. Al 13esimo rispondono gli ospiti, c'è una rimessa laterale da parte di Tedesco, allontanata, gira subito Vittorio Caronia, Jezzi ci prova. Paderniti in presa bassa al minuto 14 dalla destra, prova a sfondare l'ala per l'Agragas, cross, tentativo di Giovanni Biondo che si inserisce ma manda il pallone altissimo. Al 19esimo affonda Angelo Caronia, grande il corridoio per l'inserimento di Jezzi che è perfetto, va con l'esterno, sfiora il palo Pepe Jezzi e il Kaniga T sfiora il gol del vantaggio. Partita che vive di fiammata, entrambe le squadre sanno quanto è importante la posta in palio. Al minuto 28 calcio di punizione per l'Agragas, pallone che viene sventagliato in mezzo, Cipolla, gran movimento del difensore che però sfiora solamente la traversa. Alla mezz'ora protesta in casa Agragas, punizione di Ligada, sfera che riesce a passare, tentativo in girata in area di rigore, arriverebbe il gol ma è tutto annullato per posizione di fuorigioco, complicato definire da questa angolazione se la scelta del direttore di gara fosse o meno corretta. Poi Angelo Caronia da spettacolo salta a due avversari, Paderniti in uscita gli dice di no, duplice fischio all'Esteneto. Amici della Wii Sport, 0-0 tra Agragas e Kaniga T, pronti con il film della ripresa che si apre senza Gambi, si apre al 54esimo con Cammareri che lancia così per Madera, il numero 9 deve fare a sportellate col diretto avversario, riesce a passare, prova a mettere in mezzo Angelo Caronia, ci abbatta così questo destro che però termina la sua corsa sul fondo. 65esimo, ancora un tiro dalla distanza del Kaniga T, nessun problema per Paderniti. 69esimo, punizione di Ligada, Cipolla colpisce a botta sicura la traversa dell'Agragas, ancora il difensore, il più pericoloso della partita. Occhio a quello che succede al minuto 70, doppia munizione per Grego, il direttore di gara non può far altro che estrarre il secondo giallo e allora rosso Kaniga T che chiude in 10 uomini negli ultimi 20 minuti. Al 71esimo però proprio la formazione di mister Romano ci prova, colpo di testa debole da parte di Angelo Caronia, parato da Paderniti, entra anche Fiore, esce Jezzi e poi il triplice fischio all'Esteneto. Non approfittano né Agragas né Kaniga T della pari della capolista Dattilo contro lo Sporting Vallone, finisce 0-0. Un cordiale saluto e alla prossima.